A Pordenone Legge, la festa del libro con gli autori, il comune suggerisce l'idea della lettura da praticare in forma alternativa rispetto alla carta stampata, proponendo l'esposizione di immagini e opere d'arte da accostare alla declamazione di versi poetici. Quest'anno, infatti, l'amministrazione ha inteso ritagliarsi uno specifico spazio culturale per proporre agli ospiti della rassegna letteraria internazionale alcune mostre di artisti che si esprimono in diversi linguaggi. L'assessore comunale alla cultura Claudio Cattaruzza. All'interno della manifestazione Pordenone Legge tutti gli spazi d'arte presentano delle mostre organizzate per l'occasione. Al museo civico abbiamo la mostra delle incisioni di Livio Ceschin, poi abbiamo l'antologia di Spoon River, cioè 10 artisti che interpretano questo libro nella biblioteca civica, poi abbiamo la mostra prosegue fino al 21, la mostra di Angelo D'Andrea, e poi abbiamo nel nuovo spazio, la galleria di Harry Bertoia, la mostra Ashes Ceneri di Pierpaolo Mitica, la mostra fotografica. Inoltre al Museo di Storia Naturale c'è un ulteriore omaggio alla letteratura, Piccolo Mondo, una mostra fotografica che è stata ispirata ai luoghi della pianura emiliana, ai luoghi cari a Giovannino Guareschi. E quindi la città è vestita a festa per accogliere i numerosi ospiti che verranno anche da fuori. Eccezionalmente per questa settimana l'ingresso ai musei sarà del tutto gratuito, per cui invitiamo tutti i cittadini e gli ospiti che vengono da fuori a visitare le nostre superfici e ad ammirare quello che la città di Pordenone può offrire insieme alla manifestazione di Pordenone Legge.